Prendiamo quindi i lavori. Uomini contro macchine, la grande sfida del trading. Riprendiamo i lavori con l'ultima mezzogiornata, la mezzogiornata del secondo giorno. Parlerà adesso Massimo Gotta, consulente finanziario indipendente, consulente di investimenti da una quantità di anni che non dico per non dire quanto è vecchio. Grazie. Però una quantità veramente incredibile di anni. Qualche lustro. Ecco, e ci parlerà di sistematico ma con discrezione. In effetti Massimo si trova ad essere l'avversario di Pietro Di Lorenzo in questa simpatica sfida fra discrezionali ed algoritmici, e sosterrà la parte dell'algoritmico, anche se conoscendolo da molti anni so che nell'ambito di una rigorosa scientificità del suo metodo c'è comunque una piccola alea di discrezionalità che lui si riserva e che magari adesso ci spiegherà in dettaglio. Grazie per chi è già rientrato, mi auguro che chi manca rientri al più presto. So che siamo già in collegamento remoto su Facebook con moltissimi collegati che vedo, quindi buon ascolto della quarta mezzogiornata di questo evento. Lascio la parola a Massimo Gotta. Si sente? Sì. Grazie a tutti per essere intervenuti. Come vedete dalla slide introduttiva, oggi parleremo di quello che è la gestione di una posizione, sia esso un trade vero e proprio o sia anche una posizione all'interno di un portafoglio più organico in regime di consulenza. Faccio parte, come vedete sempre da questa slide introduttiva, dello studio associato Tomasini Gotta De Maria, che si occupa con questo marchio, con questo brand, della consulenza personalizzata a privati e non solo. Io fondamentalmente nasco come trader, nel senso che l'inizio della mia carriera è stata quella proprio di tradare con capitali propri, e poi la professione si è evoluta nel corso del tempo fino ad arrivare alla consulenza, senza mai dimenticare però il trading, che rimane comunque una parte abbastanza importante di quello che è oggi il mio lavoro. Come dice bene Maurizio, posso definirmi, a seconda dei casi o a seconda del punto di vista da cui vogliamo osservare la questione, un trader discrezionalmente sistematico oppure sistematicamente discrezionale. Questa cosa, che apparentemente è un ossimoro, vedrete che nel corso dell'esposizione troverà una sua logica, per quanto oggi abbiamo la possibilità di testare nel passato e anche nel recente presente delle metodologie, nel vedere quali e quanti modelli quantitativi possono reggere agli urti dei mercati, che un giorno si chiamano Grecia, l'altro giorno si chiamano Brexit, ma poi alla fine la sostanza è quella che chi non è dotato di modelli adeguati e non ha dei portafogli in ordine perde inevitabilmente anche una quantità di soldi impressionante. Quindi questa discrezionalità o questa sistematicità entra in gioco nel testare nel corso delle varie fasi di mercato diverse metodologie, diversi approcci, e utilizzarli poi praticamente con il confronto reale sui mercati a seconda di quello che il mercato propone, suggerisce o a volte anche impone, perché succede che talvolta il mercato ci imponga gioco forza delle scelte. Finiamo rapidamente la parte di pubblicità promozionale, se così vogliamo dire. Se volete maggiori informazioni su quello che è tutto il nostro lavoro, ci trovate agli indirizzi che vedete qui sopra, poi eventualmente chi può essere interessato mi lascia la mail o lascio io la nostra mail, insomma in qualche modo i contatti possiamo scambiarceli, quindi chi vuole approfondire può trovare sicuramente le fonti cui attingere. Bene, uomini contro macchine, e quindi
sotto un certo profilo, istinto o ragione, nel senso, sappiamo e conosciamo, io personalmente conosco diversi trader assolutamente discrezionali che hanno avuto e continuano ad avere sui mercati successo. Questo perché sono evidentemente particolarmente dotati, sono portati, hanno forse il dono di saper interpretare e leggere il mercato meglio di altri, e questo va un po' per certi versi in contrapposizione con chi non ha l'istinto, con chi non ha probabilmente la dote, il dono, diciamo così, e si affida quindi alle statistiche, ai modelli quantitativi, e di conseguenza tutto il trading viene veicolato attraverso modelli che a monte sono studiati. Il problema però qual è? Il problema è che un trading system, come sicuramente avete avuto modo di vedere in questa giornata e mezza, ascoltando anche gli altri miei colleghi che sono intervenuti, il trading system deve comunque nascere da un'idea. Questa idea chiaramente non può essere slegata da quello che è il personale approccio che ognuno di noi ha con il mercato, nel senso che ognuno di noi ha un profilo di rischio differente, ognuno di noi ha un capitale psicologico che va al di là del capitale monetario che è differente, ognuno di noi ha una tolleranza ai drawdown e alla sostenibilità del trading con denaro reale che è differente. Quindi ogni trading system, fermo restando che potrebbe anche avere la stessa logica di ingresso, quindi che sia questo un mix di oscillatori piuttosto che uno più setup di prezzo, potrebbe tranquillamente essere che il sistema fatto da due soggetti diversi che parte da una stessa logica di ingresso identica si sviluppa poi in maniera differente. E questo è dettato dal fatto che ognuno di noi andrà a mettere all'interno del sistema, quindi nel costruire tutti quelli che sono i moduli che dovranno governare l'operatività sistematica, in maniera che sia compatibile, in modo compatibile col proprio approccio al mercato. E infatti, come ho cercato di sintetizzare in questa slide, i trading system che in un certo qual modo cercano o hanno la pretesa di eliminare la componente emotiva, in realtà ci riescono in larga misura, ma non completamente. E quando un trader con un profilo di rischio piuttosto moderato scrive un trading system, lo scriverà sicuramente in maniera che la sua sopportabilità psicologica sia ben più pregnante di quelli che potrebbero anche essere i risultati assoluti in termini monetari. Anche perché trovarsi poi a dover lavorare con un sistema che ha una equity line teorica molto bella, con dei parametri di profittabilità anche particolarmente promettenti, ma diventa psicologicamente ingestibile, fa sì che il trader che lo utilizza corre inevitabilmente il rischio di spegnerlo ad un certo punto, perché non sopporta più quella che è l'andamento dell'equity line, con il doppio svantaggio di fare sia peggio della macchina sia peggio del mercato. Questo è statisticamente provato, nel senso che nel momento in cui ho un modello, pur continuando a metterci in casi particolari del mio, devo comunque cercare di rispettare il più fedelmente possibile quello che i test nel passato mi hanno dimostrato. Ma osservarli o seguirli pedissequamente senza tenere conto di altri aspetti, e quello psicologico, rimarco questo concetto perché per me è fondamentale, farlo senza tenerne conto espone veramente al rischio di staccare prematuramente un sistema che poi magari di lì a poco recupera tutto il drawdown e magari va anche in guadagno, oppure rischia di accenderlo e spegnerlo in maniera intermittente con risultati disastrosi, e quindi ripeto, faccio peggio e della macchina e del mercato. È più importante l'uscita, l'ingresso o che cos'altro? Se voi ci fate caso, nella letteratura del trading, che oggi è sufficientemente copiosa, nonché anche in molti dei convegni che sul trading vengono proposti al pubblico, molto spesso si focalizza l'attenzione su quello che è il setup perfetto di ingresso, cioè il modo migliore per entrare sul mercato, dove per migliore intendiamo
quel metodo che quasi certamente porterà ad un profitto e quindi ha una percentuale di successi elevatissima. E trascuriamo completamente tutta quella che è la parte invece di gestione della posizione, cioè una volta che io sono a mercato, come devo comportarmi? Alcune regole basilari le conosciamo tutti, lo stop loss sicuramente è una di queste, ma quello è una delle tante regole che possono essere applicate alla gestione di un trade. Quindi fondamentalmente noi ci troviamo oggi paradossalmente con una letteratura vastissima che ci racconta tante possibili tecniche di ingresso che promettono miracoli, ma tralasciano completamente quella che è la gestione del dopo, del cosa fare una volta che sono dentro. E il cosa fare sia quando le cose vanno male, ma in questo in parte c'è lo stop loss che viene tirato in ballo, ma non ci viene mai quasi mai detto cosa fare se le cose vanno bene. E quindi dobbiamo fare un'ipotesi, oggi facciamo un'ipotesi e vediamo poi se i numeri in qualche modo ce la confortano questa ipotesi, cioè proviamo a dare un peso, una percentuale di importanza, fatto 100, tra quello che è il peso di un ingresso cosiddetto perfetto rispetto a quello che è invece il peso di una gestione, della gestione del trade. L'ipotesi nasce da questo esperimento. Questo è uno studio che è stato fatto già diverso tempo fa sull'S&P 500, dove la logica di ingresso non poteva essere più banale di questa. Se noi comprassimo il primo giorno di ogni mese e vendessimo il secondo, cioè semplicemente noi il primo giorno del mese compriamo e il giorno dopo si esce, che succede? Succede che la linea rossa è l'equity line di questo stupidissimo, tra virgolette, sistema, quella linea verde è quello che ha fatto il mercato. Quindi, se una logica di ingresso così basica permette comunque di fare meglio del mercato, potremmo già cominciare a pensare che, per quanto sia certamente importante avere un setup di ingresso valido ed entrare con un timing possibilmente buono, forse conviene di più concentrare la nostra attenzione altrove, e cioè su come andare a gestire le posizioni. E quindi l'ipotesi che io oggi con voi azzardo è quella di dire che l'ingresso per un buon trade e in ottica di un lavoro complessivo pesa per un 20%, mentre l'80% del risultato della sopravvivenza finanziaria di un trader è data dalla gestione del trade. Questa è l'ipotesi. Vediamo se con i numeri ritroviamo in qualche modo una corrispondenza con questa ripartizione, se abbiamo esagerato, magari siamo stati un po' troppo tirati sul lato della gestione. Quindi vediamo quello che succede. Noi adesso cominceremo a vedere in sequenza una serie di slide dove partiamo da un sorgente, quindi un sistema con una logica di ingresso relativamente semplice e comunque ormai di pubblico dominio da anni, che è il breakout di un canale di volatilità alla fine, dove quello che di volta in volta andremo ad aggiungere per vedere come, se e come cambiano i parametri di profittabilità è tutto demandato alla gestione della posizione, cioè l'ingresso non lo tocchiamo quasi, salvo aggiungere un filtro all'ingresso tradizionale, perlomeno per discriminare quello che può essere un uptrend da quello che può essere un downtrend. Quindi sostanzialmente una cosa anche qui veramente come logica di ingresso molto molto basica. Tutto il grosso del lavoro è concentrato sulla gestione del trade e quindi vedremo come cambia l'equity line, come cambiano i parametri di profittabilità in funzione delle varie modifiche che andremo ad aggiungere passo dopo passo. A vostra discrezione le eventuali domande o le interazioni, che a me fanno sempre molto piacere, possiamo farle nel durante l'esposizione oppure dedichiamo alla fine dell'intervento uno spazio. Quindi se qualcuno ha esigenza o piacere di porre delle domande anche durante il discorso, lo faccia pure, interrompetemi, per me non è un problema, se no diversamente facciamo tutto quanto alla fine. Dicevamo, strategia di esempio.
Cosa molto semplice, canale a 20 periodi calcolato sui massimi, si entra sul breakout, quindi una chiusura superiore al canale a 20 periodi genera un segnale di ingresso long, una cosa veramente molto semplice. Il codice, che sono 4 righe in easy language, è quello che trovate lì sotto, e questo grafico quindi ci fa vedere sostanzialmente come la banda rossa, che è sostanzialmente la resistenza dinamica, genera nel momento in cui viene rotta in chiusura un segnale di ingresso per il giorno dopo, e la barra blu, che in questo momento viene utilizzata non come stop and reverse, finisco solo il concetto, non come stop and reverse, ma viene in questo modo identificata come trailing stop, o comunque come trailing che segue il trend. Mi dica. Multicharts. Certo, questo è il codice multicharts. Poi in realtà le differenze non sono poi moltissime alla fine tra i due linguaggi. Questo è il codice multicharts, e io ad onore del vero il vecchio Easy Language lo conosco molto poco, nel senso che la mia conoscenza dell'Easy Language si ferma alla conversione di vecchi codici in Easy Language in Power Language, quindi con cambiare quelle 4 istruzioni che ora su multicharts non funzionano più. Questo è il codice multicharts, quindi funziona, so che funziona, però non saprei dirle di più perché non conosco bene le differenze tra i due linguaggi. Bene, questa è la nostra logica di ingresso. Il sorgente lo abbiamo applicato beceramente sul titolo Banca Popolare di Milano, su uno storico daily dal 2002 al 2014, considerando anche delle commissioni, con un capitale iniziale di 100.000 euro e una posizione, una size per ogni trade di 10.000. Lì vedete i segnali che vengono generati dal sorgente, che in questo momento ha delle uscite stupidissime, esco dopo 3 barre, cioè veramente una cosa di una semplicità incredibile, anche perché qui in questa prima fase, prima di dedicarsi alla gestione del trade e quindi capire come andare a migliorare, se è migliorabile, l'efficienza di un trade, o meglio l'efficienza di una tecnica di ingresso, voglio vedere se la tecnica di ingresso sta in piedi. Che stia in piedi lo sappiamo, il channel breakout è una metodologia di trading che sopravvive ai tempi ormai da lustri, chiaramente come tutte le metodologie è bene o male influenzata da quelli che sono gli andamenti dei mercati, in alcuni momenti funziona, in altri no, questo mi sembra evidente, però comunque è una strategia che ha una sua logica e produce comunque dei risultati nel lungo termine che sono comunque positivi. Questa è l'equity line con il drawdown e i parametri di profittabilità, quindi il sistema grezzo buttato così ci dice che guadagniamo comunque poco più di 5.000 euro sostanzialmente in questo lasso di tempo, e abbiamo un profit factor di 1,24 e un drawdown massimo del 7,84%. Se noi guardiamo questi valori, consideriamo che il profit factor superiore a 1 già è sufficientemente incoraggiante. Per essere un sistema su un titolo azionario, che quindi è capitale di rischio, del 7, del quasi 8% potrebbe essere tollerabile. Se andiamo a fare il rapporto, o meglio andiamo a considerare un parametro che qui non è scritto, ma che adesso vi racconto, che è la performance corretta per il rischio, il sistema si regge, però è debole, nel senso che se guardate anche l'equity line, becca tutta una serie di buone operazioni, ma ha un drawdown più o meno profondo, ma molto lungo. Un drawdown dell'8% è sopportabile psicologicamente, per chi fa trading è sopportabilissimo. Ma quante operazioni passano prima che io riesca a riavvicinarmi al precedente picco? Cioè, siamo sicuri che al 400esimo trade, sono noi i numeri perché sono troppo piccoli, comunque sono sicuro che più o meno a metà del drawdown io continuo ancora ad accenderlo quel sistema? Non lo so, qualcuno magari sì, io personalmente no, nel senso che avendo io, pur facendo questo mestiere da tanti anni, ci mancherebbe, però ho sempre avuto una propensione al rischio pari a quella di un criceto, quindi voglio dire, una roba del genere io già faccio fatica. E quindi vediamo un attimino di capire se e che cosa possiamo migliorare. Qui innanzitutto manca comunque un filtro, nel senso che noi qui ogni breakout lo prendiamo per buono, cioè tutte le volte che siamo sopra il canale noi entriamo.
però potrebbe anche essere che il canale, per quanto dia un segnale long, sia inserito in un contesto di mercato ribassista. E allora io inserisco semplicemente un filtro, una stupidaggine, una media mobile a 200 periodi, che sappiamo nella letteratura essere la media che dovrebbe distinguere tra quello che è un trend di lungo periodo rialzista e ribassista, e quindi gli dico: allora, se il breakout avviene in concomitanza di quotazioni al di sopra della media di 200 periodi, allora seguilo, se sei sotto astieniti. Già facendo questo le cose cominciano a cambiare, un piccolo filtro in ingresso di una banalità, devo dire, sconvolgente. Intanto aumenta il net profit, guadagniamo 1000 e rotti euro in più rispetto a prima, migliora il profit factor che va all'1,63 e il drawdown comincia pian pianino a ridursi, l'equity line diventa per certi versi un pochino più bella, continua ad accusare però il problema precedente. Fatto un picco massimo, entra in drawdown e chissà se e quando ne esce. La cosa buona è che è diminuito chiaramente il numero delle operazioni. Questo vuol dire che sto spendendo meno commissioni per delle operazioni che sono non produttive, non sono profittevoli. Quindi comunque il fatto che il net profit sia aumentato è funzione anche del fatto che ho buttato via meno soldi in commissioni in operazioni che hanno perso. Per quanto riguarda l'ingresso ci fermiamo qui. Quindi la logica di ingresso, spero combiniate con me, è di una banalità sconvolgente, cioè nulla che nessuno di voi già non sapesse. Non è che abbiamo tirato fuori dal cappello un setup mai visto che promette miracoli. Questa roba qui ha possibilità di diventare un sistema tradabile con denaro reale, anche perché, attenzione, un conto è avere dei parametri che mi dicono che comunque guadagno dei soldi e che mi dicono che ho questo profit factor e questo drawdown, ma torno a ripetere e torno indietro all'inizio, questa roba qui è tradabile con denaro reale, cioè io riesco a sopportare psicologicamente una roba di questo genere. A seconda c'è chi dice sì e chi dice no, perché chiaramente, come dicevo prima, ognuno di noi ha una percezione del rischio che è differente. Io francamente non ci riesco, io un sistema così non lo utilizzerò mai con denaro reale. Facciamo un primo passo. Primo passo, anche questo scontato, basilare. Inseriamo semplicemente uno stop loss, cioè non lasciamo che le posizioni che vanno in perdita vadano in perdita fino a quando non viene toccato il bordo inferiore del canale. No, decidiamo che più del 5% non perdiamo e quindi le operazioni che vanno male, lì noi le stoppiamo. Su come questo 5% venga fuori, vabbè, il discorso è un po' lungo e complicato e anche noioso. Tradotto in sintesi, voi sapete sicuramente che esistono tanti tipi di stop loss, da quello fisso, quello percentuale, quello monetario, quello con la TR, cioè voglio dire, possiamo inventarci quello che vogliamo. Diciamo che nella media delle varie statistiche fatte, ragionevolmente, con una volatilità di mercato nella norma, un 5% è quella giusta regola del pollice, no? Insomma, che mi fa stare dentro, non mi butta fuori subito, non mi fa perdere troppo, insomma, per farla breve, è un parametro ragionevole. E già soltanto con questo, che è uno step sicuramente che tutti voi conoscete, perché è la prima cosa che ci insegnano quando ci parlano o che leggiamo sui libri, è: una volta che siete entrati, prima cosa da fare, mettere uno stop loss. Questo lo sappiamo tutti. Il profit factor va a 1,67, migliora un pochino, quello che migliora molto è chiaramente il drawdown, beh, è evidente. Passiamo ad un drawdown che è al di sotto del 5% e il profit factor ovviamente ne beneficia, perché andando a tagliare quelle che sono le perdite dei trade che magari hanno portato un drawdown molto consistente, stoppandole, chiaramente vado a beneficiarne a livello complessivo. E infatti l'equity line migliora non tanto dal punto di vista del tempo in cui sta a bagno, ma migliora per il fatto che va a bagno molto meno rispetto a prima. Quindi già qui, già solo con questo, perlomeno a livello psicologico e quindi a livello di capitale psicologico, ho già in qualche modo migliorato la situazione e raggiunto un punto di potenziale equilibrio che potrebbe anche quasi indurmi a dire: vabbè, questo sistema so che ha dei drawdown che possono durare molto come tempo, però perlomeno non mi faccio troppo male.
vediamo se possiamo ancora migliorarlo però. E quindi qui cominciamo ad introdurre delle cose che poi di fatto tutti quanti penso conosciate, perché non c'è nulla di magico nelle cose che andremo a vedere. Tutto sta a vedere come queste cose vengono miscelate l'una con l'altra. Due punti. A questo punto, poiché ho imparato a suo tempo sulla mia pelle che i soldi in borsa si prendono quando ci sono, se il trade va nella direzione giusta, io ad un certo punto un target me lo devo mettere, e quando arrivo a quel target almeno metà posizione la devo portare a casa e porto lo stop in pari. Almeno quell'operazione lì, nella peggiore delle ipotesi, se ho la fortuna che il mercato vada nella mia direzione, guadagnerà poco, perché guadagnerò soltanto sulla metà del capitale, ma almeno non perdo. E quindi cominciamo a introdurre queste modifiche, cioè gli diciamo: allora, caro sistema, abbiamo detto tu entri al breakout, ma entri soltanto se sei sopra la media mobile a 200 giorni. Perfetto, abbiamo messo uno stop a 5% e quindi siamo cautelati nel caso in cui il mercato ci venga contro. Bene, ma se il mercato va dalla direzione giusta, che facciamo? Allora cominciamo a dirgli: ah, ho un certo target, prendi profitto con metà posizione e porta lo stop in pari, come prima cosa. Poi vediamo eventualmente il resto. E quindi, inserendo un take profit, che in questo caso è stato inserito in maniera dinamica, quindi non un take profit fisso, lo stop loss è fisso, abbiamo detto 5%, a meno 5 si chiude. Il profit mettiamolo invece tenendo conto di quella che è la volatilità del titolo. Questo perché? Perché sappiamo bene che ogni titolo ha una volatilità differente, ogni titolo ha un comportamento differente, quindi se per certi versi utilizzare uno stop fisso può avere un senso, utilizzare un target fisso su strumenti particolarmente diversi come natura e volatilità non va tanto bene, e di conseguenza io parametro la volatilità del titolo e metto un take profit a due volte l'ATR. Facendo in questo modo i risultati migliorano drasticamente. Perché se da un lato è vero che il net profit rispetto all'ultima slide scende, perché da 8.000 qualcosa passiamo a 6.000, il profit factor comincia ad avvicinarsi a 2, è già a 1,79, il drawdown si è quasi dimezzato. E l'equity line rimane ancora per un certo lasso di tempo in laterale, però già è in laterale e non è in discesa, ed è già una cosa. E riesce a fare a parità di periodo storico un nuovo picco massimo, che prima non c'era. Quindi, se io vado a misurare quello che è il rendimento, o meglio, la profittabilità corretta per il rischio, rispetto al primo, che mi frega di guadagnare 2.000 euro in meno, ma il problema qui è come li ho guadagnati questi 6.000 euro. Prima potevo guadagnarne 8.000, ma correvo il rischio, con un drawdown all'8%, di spegnere il sistema e beccarmi la perdita. Questa roba qui riesco a gestirla meglio, perché comunque sto migliorando al di là del net profit, che, perdonatemi, lascia veramente il tempo che trova. Riesco a migliorare il rapporto rischio-rendimento, quindi riesco a bilanciare quella che è la sopportabilità nel continuare ad applicare il sistema o comunque la metodologia in maniera confidente. E qui abbiamo soltanto aggiunto al momento il target di metà posizione con due volte l'ATR, lo stop è rimasto al 5%. Inseriamo anche lo stop in pareggio dopo aver venduto la metà target, e qui le cose cambiano, finisco il concetto, poi l'ascolto. Il net profit più o meno rimane lì dov'è, non si muove più di tanto. Il drawdown anche 2,94-2,95, bel profit factor che balza oltre 2, e l'equity line comincia a diventare una roba che sale con una certa costanza e peraltro con un'inclinazione anche abbastanza interessante. Il drawdown ha ridotto anche il suo tempo di permanenza, le distanze tra i nuovi picchi sono molto più vicini rispetto a prima. Quindi questo cosa vuol dire? Che a parità di net profit e a parità di drawdown, avendo migliorato il profit factor, ho ulteriormente migliorato il rapporto rischio-rendimento e ho quindi una maggiore
tranquillità psicologica nell'applicare, nel continuare a seguire questo sistema. Mi dica. Sì. Benissimo. 500 X non lo sappiamo perché è variabile. Vendiamo metà posizione. Sì, vuol dire questo. Allora lei entra con 10.000 euro e ha comprato 600 azioni. A target vende 300, incassa quello che deve incassare. Le altre 300 lo stop lo mette in pari. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se per ipotesi il target è stato preso, mi lasci dire, al 5%, ok? Invento. Se lei avesse venduto tutta la posizione, avrebbe fatto il 5% su 10.000. Se lei ne vende metà e poi l'altra parte in pari, su 10.000 ha fatto il 2,5 sostanzialmente. Quindi con la seconda parte lei è disposto a rimangiarsi eventualmente la parte non venduta, cioè quell'utile teorico che avrebbe avuto e sarebbe diventato quindi reale nel caso avesse venduto tutta la posizione. Quindi si gioca uno a uno praticamente, ok? Fondamentalmente una cosa di questo genere. E di conseguenza, fatto 10 il capitale iniziale, se vendo tutto guadagno 5, se mi entra il target e poi la vendita in pari ho fatto 2,5 sostanzialmente, proprio insomma così a spanne, ok? Proseguiamo. Quarta modifica. Introduciamo uno stop, che in questo caso diventa un trailing stop, che va a sovrapporsi allo stop fisso del 5%, pari anche qui alla volatilità, in questo caso a 4 volte la TR. Quindi anche qui abbiamo poi un trailing stop che, a seconda di quello che fa il mercato, comincia a stringere, e quindi dal 5%, se abbiamo venduto, lo portiamo in pari, rimaniamo magari in pari per un po' di barre, ma se il mercato comincia a salire e quindi anche sulla seconda metà cominciamo a riguadagnare dei soldi in più rispetto a quelli che abbiamo guadagnato con la prima metà, il trailing stop sale e mi segue il trend, in modo che io riesca da un certo punto in poi a preservare anche una parte di quello che è il guadagno sulla seconda parte. Facendo questo, ovviamente, miglioriamo ulteriormente i parametri della profittabilità. Il net profit riprende a salire, perché sicuramente tra i tanti trade che sono stati fatti e che prima venivano fermati in pari, ce n'è qualcuno che ha dato sulla seconda metà qualche rialzo in più e il trailing si è adeguato, e quindi anziché chiudere a zero la seconda parte l'ha chiusa con un piccolo profitto, e quindi già lì abbiamo migliorato quella che è stata a livello monetario il net profit. Il profit factor rimane sostanzialmente stabile intorno a 2,3, quindi scendicchia un pochino ma rimane sempre lì, e un profit factor a 2 è già una roba interessante, ve lo posso garantire. E il drawdown rimane stabile, 2,90. Quindi con questa modifica noi abbiamo inciso e abbiamo quindi riportato, se fate mente locale sulle slide precedenti, se no le rivediamo, abbiamo riportato l'equilibrio sul net profit. Cioè prima siamo partiti con un sistema che non era tradabile in reale, abbiamo fatto delle modifiche che hanno migliorato il rapporto rischio-rendimento ma hanno penalizzato il net profit, riducendo il drawdown e migliorando il profit factor. Adesso abbiamo riequilibrato il tutto mantenendo stabile il profit factor, mantenendo stabile il drawdown ma migliorando il profit factor. Quindi siamo riusciti a rimettere in equilibrio, migliorando ulteriormente l'efficienza complessiva del sistema, introducendo questa ulteriore modifica. Quinta variante, o meglio quinta aggiunta, introduciamo un ritracciamento dall'ultimo massimo registrato, nel senso che se abbiamo superato indenni la vendita a metà del target,
siamo sopra allo stop del 5%, che ormai è uno stop impari. Il trend ha continuato a salire. Il trailing stop è entrato in funzione, mi sta seguendo le quotazioni, ma essendo 4 volte la TR, capite anche voi che è abbastanza largo, quindi prima che un ritracciamento prenda il trailing stop, la discesa potrebbe anche essere importante. Da un certo punto in poi comincio a contare un ritracciamento fisso di 800 dollari, euro in questo caso, dall'ultimo picco massimo registrato. Quindi un trailing profit che intervenga ancor prima di quello che è il trailing che lo sta seguendo 4 volte la TR. Questo come ultima cosa, nel senso che ormai il trend anche sulla seconda metà si è sviluppato in maniera positiva, anche lì sto incamerando degli utili e comincio a stringere, a chiudere il recinto. Voglio a questo punto preservare il più possibile di quello che è l'utile anche sulla seconda parte. Facendo questo, cosa succede? Che il profit factor e il drawdown migliorano, sicuramente migliorano in maniera interessante ma non sconvolgente, nel senso che da un 2,30 andiamo a un 2,56, non è poco, però non è una roba, cioè non passiamo a 3, ecco, per intenderci. Da un 2,90 a un 2,35 già è importante, ma il profit factor va a 9.004 e quindi abbiamo fatto un altro ribilanciamento riportando quello che è il net profit a un livello interessante, migliorando step by step da quello che era sorgente a tutte le varianti che abbiamo inserito in mezzo, e con una sopportabilità psicologica oserei dire invidiabile. L'equity line finale ha, come è giusto che sia, i suoi drawdown, perché gli stop entrano, e ci mancherebbe che non fosse così, sarebbe bello il contrario, ma purtroppo non è possibile far diversamente. Ma ritracciamento, quindi drawdown molto poco profondo e piccolo in termini di tempo, non ci vuole tanto per avere un nuovo massimo. C'è un momento verso la fine dell'equity line che è un pochino più sofferente, se così vogliamo dire, dove c'è un po' più di distanza tra i due ultimi picchi massimi, però la prima parte sale con un'inclinazione costante. E un'altra cosa che da questo grafico forse non è evidente, ma letta in un certo modo ha la sua importanza, è che spesso siamo abituati a vedere dei sistemi, delle equity line di sistemi che statisticamente hanno dei parametri di profittabilità molto validi, molto robusti, con delle equity line che fanno quasi impressione perché sono a 45 gradi, che è idealmente, anche nella letteratura del trading e nella letteratura dei trading system, l'inclinazione tra virgolette ideale per un sistema profittevole. Questa qui non cresce a 45 gradi, cresce un po' meno di 40, non so quanti siano perché non sono un geometra, però non è 45 gradi. Però questa roba qui, se domani mattina lo accendo e gli butto sopra i soldi, la differenza tra il teorico e il reale non è tanta. Mentre invece su equity line che hanno delle inclinazioni particolarmente interessanti, potrebbe, magari no, però potrebbe succedere che poi la differenza tra il reale e il teorico sia più marcata. Questo perché, almeno nella mia esperienza, nell'arco della mia carriera di sistemi, ne ho visti, scritti e analizzati anche di terzi tantissimi, quello che manca, secondo me, a mio parere, in alcuni casi, è proprio l'approccio psicologico, cioè nel senso che si è molto concentrati nel buon ingresso, nella buona gestione del trade, nell'efficienza dei trade, ma si dà poca importanza alla sostenibilità psicologica del sistema stesso. E questo ci sta, nel senso che finché, e quindi in questo caso questo mio punto di vista è un po' viziato dal fatto che, facendo anche la consulenza, dovendo quindi confrontarmi con dei clienti che hanno delle emotività, mi sono reso conto nel corso del tempo che il sistema deve essere in qualche modo umano. Cioè la macchina va bene, i test vanno bene, le statistiche sono importanti e mi aiutano,
però ci deve essere un aspetto psicologico che non può essere trascurato, perché nel momento in cui ho il sistema più bello del mondo, che guadagna anche 1 milione di euro all'anno, ma ha dei momenti di crisi tali per cui rischio di non poterlo più applicare perché il mio capitale psicologico si è azzerato, il sistema più bello del mondo diventa assolutamente inutile, perché non lo sto più utilizzando, o comunque l'ho spento nel momento sbagliato, l'ho riacceso nel momento sbagliato, cioè diventa veramente un caos. E quindi questa equity line, che cresce così moderatamente e che ha un profit factor che non fa urlare al miracolo, perché voglio dire 9.000 euro di utile su un titolo in uno storico di questo genere, facciamo il calcolo percentuale, non ci ha fatti ricchi, però è un sistema su un titolo. Allora, se io comincio ad avere un portafoglio con tanti sistemi, con delle logiche diverse e su strumenti diversi, allora poi forse cambia. Ma se la base di partenza è questa, cioè ogni mattone che costruisce il mio portafoglio, ogni mattone che va a contribuire all'equilibrio del portafoglio ha una logica di questo genere, alla fine anche il net profit e quindi la performance su base annua in rapporto al capitale utilizzato, che è poi quello che alla fine tutti guardano e poi ci interessa, viene fuori, no? Anche perché altra cosa che in qualche modo è strettamente legata all'esperienza del doversi relazionare con dei risparmiatori che hanno delle emotività, ognuno dei quali ha una percezione dei rischi differente, una tolleranza al rischio differente, e quindi al di là del discorso meramente psicologico, è proprio il fatto che il portafoglio nel suo complesso, mattoncino per mattoncino, deve sempre essere equilibrato e confacente, da un lato alle condizioni di mercato, dicevo prima, a volte il mercato suggerisce, a volte propone, a volte impone, e contestualmente deve essere aderente alla situazione del mercato, ma deve essere anche compatibile con quello che dall'altra parte, insomma, sono le coronarie di chi sta in qualche modo affidando i risparmi alla nostra consulenza. Quindi tutto questo fa sì che, come dicevo all'inizio e come già Maurizio aveva anticipato, va bene la sistematicità, va bene il trading algoritmico e quindi sistematicamente discrezionale, discrezionalmente sistematico, cioè cerchiamo sempre di trovare un punto di equilibrio tra quello che è il lavoro di una macchina e di un modello che ci dà sicuramente delle valenze di un certo tipo, ma teniamo conto anche di altri fattori che la macchina non conosce. Faccio un esempio. Il sistema perfetto, il miglior trading system che possa esistere su questo pianeta, il giorno prima della Brexit, se era long, il giorno dopo ha preso una botta da paura. Lui non poteva sapere che c'era la Brexit. Che ne sa un sistema se c'è la Brexit? Non lo sa. Lì è l'uomo che deve intervenire e deve decidere se lasciarlo acceso o spegnerlo. Quindi le black box, dove non c'è alla fine una supervisione o un controllo che tenga conto anche, non so, in maniera epidermica di alcuni eventi imponderabili, ci deve essere, secondo me. Per quanto poi una cosa di questo genere, un lavoro di questo genere, fatto senza l'ausilio della programmazione dei sistemi, è un lavoro improbo, nel senso che una volta, quando non esistevano i trading system e i linguaggi di programmazione, tutta sta roba qua si faceva a manella, cioè era un lavoro veramente da fuori di testa, e c'è chi lo ha fatto, voglio dire, io all'inizio, quando non esistevano queste cose, ho fatto anche questo. Comunque, a parte quello, voglio dire, quindi il sistema migliore del mondo poi a un certo punto è una scatola che ha delle regole. Il computer è uno stupido ad alta velocità, non fa nient'altro che fare dei calcoli molto velocemente, ma è uno stupido se non sono io a dirgli che cosa fare. Di conseguenza, nel momento in cui il mercato ci costringe per certi versi a dover prendere delle decisioni che vanno al di là del codice, al di là del metodo, se non c'è l'uomo, la macchina continua a fare quello che ha sempre fatto, comprare o vendere, e di conseguenza ecco che l'unione, a questo punto la fusione tra quello che è un test statistico che mi dimostra che questo tipo di gestione del trade è efficace, l'ho provato, ho dei risultati, lo posso applicare in maniera
sistematica, posso applicarlo in maniera discrezionale, nel senso che una volta che ho fatto il mio test e so che questi sono i risultati, posso tranquillamente decidere che da oggi in avanti, pur continuando a fare click con il mouse perché rimango ad operare direttamente e non ho la piattaforma che si collega direttamente al broker eccetera eccetera, so che devo mettere un ordine in stop, so che devo mettere un take profit, so che devo fare, e lo faccio in maniera semi discrezionale da questo punto di vista. Quindi, concludendo, perché mi sa che siamo arrivati alla fine, sì, questa è la slide finale, ben vengano assolutamente le possibilità che oggi ci vengono offerte da questi software, dalla programmazione, dalla possibilità di testare nel passato determinate tecniche, e però non dimentichiamoci che l'aspetto anche di esperienza, se vogliamo, sui mercati ha il suo peso e in alcuni casi può essere determinante. Ho citato la Brexit perché è l'ultimo, voglio dire, è l'ultimo caso ed è il più recente. Noi in consulenza ovviamente abbiamo tanti modelli che lavorano, abbiamo tanti trading system, se così vogliamo chiamarli, che ci aiutano nel capire timing, strumenti su cui entrare, su cui uscire, eccetera, eccetera. Ma nessuno di loro sapeva che c'era la Brexit. Il tasto off l'abbiamo spento noi 2 settimane prima. Cioè, voglio dire, quindi alla fine le macchine hanno fatto il loro lavoro, cioè hanno dato, finché le condizioni del mercato lo permettevano, degli input e degli output. Nel momento in cui c'era un qualche cosa tale per cui alla macchina era sconosciuto, siamo intervenuti noi. Allora, 2 settimane prima abbiamo detto: signori, chiudiamo i recinti, asset di contenimento, ci mettiamo lo scudo, ci mettiamo l'elmetto e aspettiamo, vediamo quello che succede, e poi se ne riparla. Conclusioni: 20% era l'ipotesi iniziale, setup d'ingresso come importanza, 80% gestione del trade. Secondo me è corretta, nel senso che confrontiamo la prima equity line con i primi parametri di profittabilità della logica di ingresso con l'ultima slide, dove le uniche modifiche intervenute sono state sul gestire una posizione che è già a mercato, quindi che poi sia entrata con il canale di breakout, che sia entrato con l'RSI piuttosto che il MACD o piuttosto che le bande di Bollinger, eravamo già dentro, cioè tutto quello che abbiamo fatto è il dopo, e la cosa casualmente, non tanto casualmente in realtà, è cambiata dopo l'ingresso, cioè tutto il lavoro che è stato fatto per gestire al meglio e quindi rendere efficiente la gestione della posizione, direi praticamente a prescindere dalla logica di ingresso. Poi è chiaro che se già ho una tecnica di ingresso che non sta in piedi, posso gestire quello che voglio, ma è chiaro che ci sono delle tecniche che funzionano e altre no, e quindi anche qui la ricerca, lo sviluppo di codici sorgenti per perlomeno discriminare tra logiche di ingresso potenzialmente funzionanti e altre invece non funzionanti è una cosa altrettanto importante, sempre meglio che farle a manella o buttare dei soldi dentro per scoprire che non funziona. Quindi in sintesi, spero che Maurizio non si offenda, non so se qui se mi sente, più che uomini contro macchine mi verrebbe quasi da dire uomini e macchine, insomma, cioè una roba che non è una competizione a vedere chi è più bravo o più furbo, ma in qualche modo cercare di prendere tra i due aspetti dell'istinto, della capacità, di quello che chiamavo prima il dono del leggere il mercato con quello che invece è il rigore scientifico e quindi anche delle statistiche, e basare la propria operatività su quella che è la forza dei numeri, che sono poi quelli che alla fine ci permettono in qualche modo di capire se stiamo andando nella direzione giusta o se finanziariamente ci stiamo devastando e quindi forse è meglio che cambiamo qualcosa. Detto questo, io
ho terminato, lascerei dello spazio, visto che credo che il tempo ce lo consenta, sì, abbiamo 10 minuti, per eventuali osservazioni, domande, critiche, tutto quello che volete, insomma, vediamo se avete chiaramente delle cose che vi interessa approfondire o sapere, se no diversamente cediamo la parola a chi mi deve seguire. Sì, e poi il codice è pubblico, cioè voglio dire, sì. Esatto. Allora, il campo delle ottimizzazioni è un campo minato, è un campo minato. Nel senso che c'è chi sostiene che le ottimizzazioni siano cosa buona e giusta. Ovviamente c'è chi sostiene che le ottimizzazioni non siano da fare. No, come sempre, no, è un po' la guerra ormai millenaria tra analisti tecnici e fondamentali, no? Alla fine, cioè, le due parrocchie. Noi tendenzialmente, parlo noi come studio di consulenza che creiamo i nostri modelli, tendiamo a fare molto poco le ottimizzazioni. Qualcosina sì, e soltanto parametri che siano parametri talmente generali che la cui ottimizzazione migliore e si adatta a tutti gli strumenti che utilizziamo. Perché nel momento in cui lancio un'ottimizzazione e trovo che quel parametro ha migliorato in maniera, scusate, volevo la secca, ha migliorato in maniera strepitosa un solo asset di quelli che sto esaminando, già ci penso, perché comunque l'overfitting è un rischio, poiché se tutto va bene su quel singolo strumento migliora effettivamente la mia performance, ma se l'overfitting è esasperato, poi nel reale non rispecchio quello che è il test. Un'altra cosa sulla quale tendiamo a diffidare sono quelle ottimizzazioni dove piccolissime variazioni portano grandi differenze. Insospettisce, perlomeno, no? Quindi sulle ottimizzazioni, anche lì, cum granus salis, no? Come si dice, farle sì, con criterio, però puoi anche interpretarle nel senso di dare il giusto peso a quelli che sono i parametri ottimizzati e quelli che sono i risultati che queste ottimizzazioni danno. E quindi anche qui ritorniamo di nuovo al cappello iniziale: sistematicamente discrezionale, discrezionalmente sistematico. Okay? Ci sono altre domande per caso, curiosità? Niente, quindi o vi ho particolarmente annoiati oppure siete rimasti basiti da cose di questo. No, se ha altre domande ben volentieri, poi voglio dire, se anche qualcun altro, intanto abbiamo ancora un po' di tempo, quindi possiamo tranquillamente dire, ah scusi, un nuovo candidato mi dica. I filtri? Sì, vabbè, chiaramente c'è un metodo. Allora, lei sicuramente conosce due parametri che i vari report di sistema generano, che sono il MAE e il MFE. Okay? Quelli, quando si applica il sorgente... ok, allora apriamo. Allora, MAE e MFE, cioè il sistema genera una statistica in cui mi dice per ogni trade quella che è la massima escursione avversa, cioè quindi il singolo trade di quanto è crollato prima di ritornare eventualmente inutile, leggero o che sia, e al tempo stesso mi dice quella che è la massima escursione invece favorevole prima di un ritracciamento. Questo per ogni singolo trade, crea un grafico a nuvola che apparentemente è illeggibile, bisogna insomma, un pochino
prenderci l'occhio e la mano, e mi dà l'indicazione di quello che quella logica di sistema che sto applicando genera statisticamente. Quindi il MAE e l'MFE sono un punto di partenza per cominciare a ragionare su quello che può essere un livello di stop o un livello di profit, ok? Poi in realtà subentra una seconda cosa che forse è ancora più importante rispetto al consultare quel grafico, che dà già una prima indicazione, e cioè conoscere e saper interpretare la volatilità dei vari strumenti, e poi chiaramente l'esperienza sul campo, cioè il mestiere, nel senso che quando si fa questo mestiere da tanti anni e si sono visti migliaia e migliaia di grafici con gli indicatori più disparati, con i setup più disparati, e comunque, cioè, si è comunque avvezzi a vedere e a capire certe cose, tali per cui un po' con l'aiuto della statistica, un po' con l'aiuto dei modelli, con i test che si fanno e un po' con l'esperienza, si trova quella che è la giusta via di mezzo. E quindi qua mi ricollego un po' alla domanda di prima: è tutto ottimizzato? No, non è tutto ottimizzato, c'è un'ottimizzazione di massima, cioè sono parametri medi che funzionano in media, e quindi è un'ottimizzazione che però non è un'ottimizzazione esasperata per cui per ogni singolo strumento cambia. Esattamente, la stabilità, quella che si chiama sostanzialmente la robustezza, uno dei tanti parametri. Quindi partiamo da lì, poi l'esperienza ci mette del suo, no? Fondamentalmente, perché comunque sia, ripeto, dopo aver visto 10.000 grafici e testato strategia più non posso, poi comunque bene o male le cose che funzionano, come combinarle, alla fine diventa poi abbastanza quasi poi intuitivo da un certo punto in avanti, no? In questo senso, quindi c'è una componente statistica, una componente di esperienza. Allora sì, sicuramente questi esempi qua già sono un buon viatico anche per chi è alle prime esperienze, cioè già comunque questa una gestione del trade abbastanza sofisticata, abbastanza complessa, si può migliorare, nel senso che noi siamo arrivati a vedere l'ultima slide con i cinque step, ma nel momento in cui al di là dello stop mettiamo già un target con un ATR da una volta e mezza a due volte e un trailing stop con un ATR dalle tre volte alle quattro volte, insomma siamo già avanti rispetto a tanti che provano a fare trading sostanzialmente, quindi già questo. Poi la cosa migliore è leggere, studiare, magari seguire questi interventi, quindi continuare a fare autonomamente anche della didattica, e da idea nasce idea e da cosa nasce cosa sostanzialmente. Mi dica. La domanda, ripetiamo la domanda così da casa, la domanda è se c'è un indicatore intanto che possa far scegliere piuttosto un profit factor piuttosto più un altro. Poi la persona a cui lei si riferiva ieri, credo che fosse Riccardo, il trader, quello della Trade Scappa, quello che stava in piedi, giusto? Okay. Che fondamentalmente lui ha una tecnica dove prende anche tanti stop consecutivi piccolini, però il vantaggio, dice, io faccio molto correre i gain.
quindi prendo anche 5, 10, 15 stop consecutivi, però poi mi basta una trade, recupero gli stop e guadagno. È una tecnica anche quella. Certo, è un modo anche quello, e ognuno di noi ha delle tecniche con cui si trova meglio e peggio. Per rispondere invece alla domanda, e non è, attenzione, una risposta univoca, per me è così, se parla con un altro magari le dice una cosa diversa. Io quando devo scegliere un sistema non guardo il profit, non guardo il net profit, giuro, non me ne frega niente, io guardo la performance corretta per il rischio, e cioè il profit factor, il massimo drawdown e la performance corretta per il rischio. E poi guardo l'equity, che inclinazione ha? 60 gradi, bello sì, ma secondo me non è vero. Quanto ci mette a recuperare un drawdown? Quanti sono i trade in perdita consecutivi? Quant'è l'average trade? Quant'è il rapporto tra vincita media e perdita media? Il ratio, guardo quello. Perché il profit factor, che il net profit, che è la prima cosa che si guarda sempre, rischia di portarci fuori strada, perché di fronte magari ad un numero particolarmente interessante, perché wow, quanti soldi ho guadagnato, ma non riesco a vedere come li ho guadagnati, e se non riesco a vedere come li ho guadagnati non mi rendo conto di quanti ne posso anche perdere. Faccio un paragone che sembra fuori luogo, ma in realtà rende l'idea. Tra le tante cose che facciamo, chiaramente ci occupiamo anche del mercato e del mondo obbligazionario, okay? I nostri portafogli in consulenza hanno un core di obbligazioni che è importante. Chiaramente non abbiamo sistemi che lavorano su derivati o cose particolarmente speculative, perché i nostri clienti non sono trader, sono dei risparmiatori. Molto spesso si sceglie un'obbligazione guardando il rendimento, cioè compro quella che rende di più. Sbagliato. Nel senso che se io guardo soltanto il rendimento non mi rendo conto del perché quella roba lì rende il 10 e l'altra rende il 4, ma ci sarà poi già ben una ragione. O comunque può succedere che a parità di credit risk, quindi due obbligazioni di due emittenti differenti che hanno un metodo di credito che fondamentalmente può essere equiparato, okay? Una ha un rendimento più alto, l'altra ha un rendimento più basso, ma posso andare a scoprire che quella con rendimento più alto in realtà è sopravvalutata, perché se ho un modello che mi permette di valutare, fare il pricing e la valutazione dei bond, posso anche scoprire che paradossalmente un'obbligazione che ha uno yield to maturity più alto è meno conveniente di quella che magari ha un yield to maturity inferiore. Quindi anche se il paragone ci porta un po' in un altro settore, però il concetto è lo stesso, cioè il net profit lo possiamo assimilare allo yield to maturity di un bond. Non necessariamente scelgo quello che ha il rendimento maggiore, sono altre le cose che mi interessano, perché di fatto quella non basta come informazione e potenzialmente può portarmi fuori strada. C'era un signore che voleva fare una domanda. Sì, il test che abbiamo visto, sì. Sì. Non la sento, mi scusi. Cioè il numero dei trade effettuato? No, qui non c'è, non me lo ricordo. Il report sicuramente, cioè nel report c'era, poi io non l'ho messo perché ho dato importanza ad altri dati. Comunque il numero di trade, possiamo prendere un grafico, solo che senza occhiali non ci vedo. Siamo intorno all'ultima slide, siamo intorno a 70-80 trade o qualcosa del genere. Come? Tra 2002 e 2014. All'inizio le operazioni erano di più, chiaramente cominciando a mettere dei filtri,
le operazioni sono diminuite. È un dato importante perché la numerosità campionaria certamente ha la sua importanza, non ho riportato perché le cose che ci interessavano vedere erano altre sostanzialmente. Io penso di avere anche sforato, tra l'altro. Ancora una? Sì, dica. Allora, sull'iPad non lo so, non rispondo perché non conosco l'iPad, non ce l'ho, non lo uso. La T3 Open, che è il modulo della T3 Trading, permette di interfacciare direttamente il multicharts con il conto trading e quindi anche di mandare gli ordini al mercato in maniera automatica. Questo sì, questo lo può fare. Sull'iPad dipende se c'è l'app, non lo so, questo lo chieda là al desk perché io l'iPad non lo uso neanche, quindi rischierei di dirle una stupidaggine. Però con la T3 Open, che è il modulo dedicato apposta per il trading automatico, il multicharts si interfaccia, tra l'altro WeBank è broker certificato da multicharts, quindi il plugin è già interno e quindi può farlo tranquillamente. Bene. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e se avete ancora delle domande o volete fare quattro chiacchiere magari mi trovate fuori, cedo la parola a chi mi deve seguire perché sennò qua cominciamo ad accumulare ritardi e la cosa non va bene, ok? Grazie a tutti. Dunque, beh, Pietro penso che sia fuori anche lui con qualche fanciulla. Eccoci qua. Enrico la fanciulla, però prima. Mi hanno detto che Enrico è una donna. La Simona di Claudio. E niente, facciamo sempre il pollice su o giù per l'intervento di Pietro e per l'intervento di Massimo. Siamo sempre due mani, quindi è piaciuto molto, il solito 1-1 palla al centro. Dunque, allora, io adesso vi rubo qualche minuto prima degli interventi prossimi, tra l'altro ci sarà Borsi che parlerà di opzioni e poi Andrea Angiolini per la parte algoritmica. Sono state fatte un po' di domande da casa, io me le sono un po' tenute per questo momento. Per esempio c'è Giuseppe Palmisano che chiedeva l'analisi della tick distribution che abbiamo fatto vedere ieri, aggiornata ad oggi. Io ho provveduto a crearla con la piattaforma T3, tasto destro, proprietà prezzo e si va a mettere la tick distribution. La giornata di oggi è questa. Abbiamo quella che viene definita una doppia gaussiana, questi sono i volumi, questo è il tempo sinceramente non mi interessa, non lo guardo neanche, perché comunque è relativo, se non per vedere quando è stato fatto magari quel picco di volumi, notate appunto una doppia distribuzione di volumi con picco a 7,78 che è stato generato nella mattinata e intorno ai 7,54 a 7,53 che è stato generato invece nella parte successiva dove grosso modo stiamo lavorando adesso. La cosa interessante, allargando un pochino l'orizzonte, è notare come i livelli abbiano memoria, ovvero il mercato è salito e ha fatto il suo movimento, poi ha ricominciato a scendere. Notate come i livelli passati abbiano trovato corrispondenza poi in quelli successivi. Vi faccio un esempio giusto per essere chiaro. Questa era un'area che vedete qua, generata il 29 giugno, un'area comunque di resistenza, di supporto che ieri ha fermato parecchio la discesa. Una volta che il mercato è sceso è andato ad incontrare quelli che sono i livelli più importanti. In particolar modo vi faccio notare come il 28 giugno abbia fatto tantissimi volumi su questo picco, dove vi ho indicato, e oggi ha ribattuto nuovamente quell'area come livello. Vedete come si trova corrispondenza in quell'ottica. Se mettiamo il settimanale, quindi l'accorpamento dei volumi più grossi, notiamo immediatamente una cosa molto molto importante, che i volumi più grossi sono in testa, sono tutti sopra, i volumi grossi sono quassù, qui quindi le mani forti hanno venduto molto, di lì troviamo dei buchi nella discesa che saranno tutte eventuali resistenze
sulla risalita dello strumento. Qui dove siamo posizionati adesso, quindi dove ha fatto gran parte dei volumi oggi e anche nei giorni passati, abbiamo visto appunto che aveva una valenza importante. Restringendo, vado a settimana scorsa e notate questo. Quindi i volumi che avevo sulla sinistra nel giornaliero erano volumi che nella settimana passata comunque hanno pesato e spiccano. Fondamentalmente cosa ci dice? Che qui è un supporto piuttosto chiave, piuttosto importante. Se andiamo a trovare un confronto con quello che è l'analisi giornaliera dello strumento, adesso qui trovate un po' di Fibonacci sparsi che sono quelli che utilizzo nelle analisi serali nella chat, cerco di ingrandire per far vedere meglio, così dovrebbe vedersi un pochino meglio, un po' più ingrandito. Notate che anche a livello grafico io ho un ritracciamento di Fibonacci in quest'area qua, che è intorno ai 749-750, che guarda caso corrisponde all'area volumetrica di 2754. Quindi due cose completamente diverse, uno i volumi e uno l'analisi tecnica classica con Fibonacci, mi fanno vedere che questa è un'area molto molto importante. Se rotta graficamente, lo vedete anche voi, che non ha nulla che può fermare la discesa fino a quello che è il livello successivo che è posizionato sotto. Vi faccio vedere anche sul 5 minuti, io oggi facevo presente i volumi che erano stati piuttosto alti su alcune accelerazioni, ci sono dei movimenti abbastanza anomali interessanti che sono stati fatti oggi, a parte l'apertura che ovviamente è ovvio che sia forte, qui è stata fatta una grossa accelerazione di volumi del mercato che poi ha dato una reazione positiva e anche qua abbiamo avuto l'accelerazione. Sono livelli che possono avere un significato più o meno relativo. Se vi ricordate, ieri noi abbiamo guardato i DPD, che sono lo strumento che si può ottenere dall'interfaccia con la Open e la piattaforma BTrader, ve li faccio rivedere sullo Stocks, quelli pubblicati ieri sera alle 11 circa di sera sulla chat, che erano questi. Vedete, 784, 758, 732 sono i tre livelli che ieri sera erano stati indicati. Se andiamo sul grafico, è un esercizio che io faccio spesso, magari facciamo così, lo prendiamo da zero, così lo puliamo. Puliamo il grafico in modo tale che eliminiamo tutte le cose che non ci danno fastidio in questo momento per la visione a casa. Allora, 784, 758, 732. Allora, cerco di fare una cosa insieme a voi. Allora, 784 è stata praticamente l'apertura di oggi. Nella giornata di oggi, quando ha aperto lo strumento, ha fatto un'apertura 82, ha fatto un massimo 85 e poi è sceso. Quando ci sono questi piccoli lap, il lap è diverso dal gap. Il gap è quando c'è una chiusura a livello giornaliero, voi vedete il buco grafico. È il modo più semplice per spiegare. Il gap, c'è proprio il buco grafico. I lap invece lo trovate solo sui time frame inferiori. In questo caso al 5 minuti si vede questo lap. Quindi questo era il valore che avevano a livello di put come DPD, ciò che è un supporto diventa una resistenza. Il mercato stamattina ha aperto lì e poi alla fine è riuscito a sfondare. Il livello successivo era 8,41, non l'ha visto neanche perché era molto alto. Poi abbiamo il 7,58 che è posizionato, vediamo se riesco a essere preciso, qui, e poi 7,32 che credo non abbia fatto perché è ben sotto. Guardate, il mercato è sceso, è arrivato su questo primo livello e qui vi metto i volumi perché è interessante fare questa osservazione sui volumi. Vedete cosa è successo qua? Mi metto una freccia dritta così si vede quando ha fatto quel valore. Vedete, qui sono partiti una serie di volumi molto grossi, di picco, che tecnicamente non mi dice nulla, perché se io metto un grafico un po' più largo non è un livello che mi dà qualche significato tecnico particolare, ma semplicemente lì gli investitori istituzionali dovevano difendere quelle posizioni aperte. Hanno aperto i boccaporti, hanno sparato forte e quindi hanno fatto reagire lo strumento e poi si sono spostati più sotto. Si sono spostati più sotto, questo è l'aggiornamento ad oggi, abbiamo 7,34. Vi faccio notare una cosa interessante, il livello di forza tra le put e le call, ieri era 7.600 e 25.000, oggi è 24.000, quindi non è calato molto il call, ma le put sono diventate 6.300. Questo perché la discesa dello strumento ha fatto chiudere le posizioni
che erano posizionate qua, in realtà poi le hanno spostate un pochino sul lato call. Se notate, 8.41 era il primo livello, adesso ci sono questi due pezzettini qua che sono stati spostati, ma hanno una forza molto bassa. Principalmente si sono spostate su queste aree di valore. Se non avete domande, io vorrei farvi vedere una cosa utilizzando la piattaforma, sempre la BTrader. Cerco di farvi vedere qualcosa di diverso. Questo si chiama Volatility Index, anzi. È il confronto tra le due volatilità di due strumenti diversi. Si può fare su azioni, si può fare su quello che volete. Ieri, se vi ricordate, parlavo con Bruno, che lui fa gli spread stocks e contro DAX. Questo è il grafico, adesso io l'ho tolto perché dava fastidio, ve lo faccio vedere. I due grafici, in questo rosa viola, di stocks e DAX, ma soprattutto il confronto tra le due volatilità. Rimaniamo su quelle le eliminiamo. Notate che le due volatilità sono quasi sempre appaiate, cioè difficilmente c'è un grosso scostamento tra i due, mentre adesso le volatilità implicite, quindi quelle legate alle opzioni, poi tra l'altro ieri mi sono riascoltato, giustamente ringrazio anche Alessandro che me l'ha fatto notare, vi ho invertito quello che è la volatilità implicita con quella storica, poi riascoltando ho detto: ma cosa ho detto? Ho detto l'opposto, tra i due grafici la colorazione era esattamente l'inverso. Però qui abbiamo una volatilità implicita dei due strumenti che è abbastanza distante, quindi chi fa spread ad esempio può utilizzare anche questo tipo di grafico per far cosa? Per sfruttare il fatto che lo stocks abbia una volatilità decisamente superiore rispetto a quella che è il DAX, quindi uno spread di long di stocks e short di DAX ha un perché se mi baso sulla volatilità di due strumenti. Questa differenza che vedete tra i due strumenti può portare alla creazione di uno spread tra i due, tipo quello che abbiamo fatto vedere ieri. Vi voglio far vedere un'altra cosa, a meno che poi se avete domande fermatemi tranquillamente. Chiudo un attimo la parte qua di Iceberg. Vi voglio far vedere, perché poi mi sono state fatte un pochino di domande, poi ieri anche non mi facevano andare più bene anche con lo scooter sulla parte di opzioni che ho fatto vedere. Vi volevo far vedere questo. Allora, se io vado a inserire uno strumento, io lascerei scegliere a voi, perché poi ditemi voi il future che volete utilizzare, se no io vado sempre con lo stocks, non vorrei essere monotono, però possiamo anche vedere di fare delle cose magari utilizzando anche le azioni, perché non le abbiamo mai fatte vedere. Se preferite delle azioni, io posso fare delle azioni, ditemi voi. Unicred, sempre bancari, va bene. Allora, se io vado a prendere il titolo, però ricordatevi una cosa, su Unicredito, l'abbiamo fatto vedere ieri, abbiamo una volatilità alle stelle, quindi siamo consci del fatto che tutto ciò che viene fatto come coperture sul mercato ha una volatilità piuttosto alta e quindi vado a pagare molti soldi. E l'abbiamo fatto vedere, vi ricordo, l'arancione è volatilità implicita, il rosso è la storica, sta per storica volatility a 30 giorni, quindi abbiamo la volatilità storica che è molto alta rispetto all'implicita, quindi che comunque 60 non è poco, vado a pagare molto per quanto riguarda le opzioni, ma nonostante questo vediamo di fare qualcosa. Ad esempio, supponiamo che voi vogliate comprare, io faccio 1000, che è il sottostante, 1000 azioni di Unicredito, perché secondo voi ha perso troppi soldi e quindi può risalire. Quindi voi andate a fare il buy dello strumento e quindi vado a comprare 1000. Qui mi viene un pop-up, qui in Paper Trading, quindi noi andiamo a inserire che stiamo lavorando in simulazione, perché stiamo testando eventualmente quello che vogliamo fare più avanti. Detto ciò, avete la vostra equity line, che è questa. L'equity line è il payoff, scusate, non l'equity line, il payoff, che ovviamente se sale guadagniamo, se scende perdiamo. E su questo penso che non ci siano dubbi, è tutto molto chiaro. Il guadagno è infinito, la perdita è infinita. In realtà la perdita è finita, perché è sotto zero, non può andare. Detto ciò, chi vuole, attenzione, io non è che vi sto dicendo adesso voi dovete fare sempre così, vi spiego come si possono utilizzare le opzioni anche con le azioni, perché seppur inefficienti, perché il denaro lettera delle opzioni su azioni a livello italiano idem è abbastanza inefficiente, gli spread sono piuttosto corposi. Allora, tasto destro, attiviamo in real time, qui abbiamo la scadenza 15 luglio, che è quella praticamente più prossima, più vicina, è un po' troppo vicina per poter creare qualcosa di interessante, devo per forza andare su quella successiva, direi di andare su agosto.
lo strumento vale 1,79, quindi abbiamo ipotizzato di entrare in questo momento 1,79, cosa possiamo fare? La prima cosa da fare quando io vado al rialzo o vado al ribasso è proteggersi. Quindi come faccio a proteggere un long di mercato? Devo proteggermi se il mercato scende, quindi io vado a prendere una put. Sul Unicredit ogni sottostante un contratto sono 1000 azioni, quindi fondamentalmente se compro una put sono 1000 azioni di copertura, quindi ne ho 1000, ne vado a prendere una. E qui diventa un po' il punto di domanda, la scelta su quale base. La base va scelta in base a quanto io voglio coprirmi. Se voi pensate che sia sceso anche troppo, posso decidere di prendere una put più sotto, la pago meno, però se scende sono coperto molto meno. È molto importante ogni tanto andare a vedere. Intanto guardate la volatilità. Vedete la colonna volatilità, siamo sull'88, 86, 85, 80%, che è altissima. Vuol dire che io le coperture, e lo dicevo anche ieri, le pago veramente una cifra enorme. Perché essendo alta la volatilità, l'assicurazione che offre il mercato mi tocca pagarla molto. E poi abbiamo il delta. Il delta vi ricordo che è quanto varia l'opzione in base alla variazione del sottostante. Un delta 0,5 significa che varia esattamente della metà. Ed è anche la probabilità che vada in base quell'opzione. Diciamo che avendo fatto un long a 1,79, quello che è, diciamo di voler coprire esattamente il livello. La base più vicina è 1,80. Perché è la base più vicina al nostro 1,79. Diciamo che io vado a comprarmi una put, la vedete qua direttamente a mercato, che okay, il controvalore, dobbiamo fare l'eseguito in paper trading, altrimenti il sistema dice che non l'ho presa, ok, l'abbiamo fatta, eccola qua, e mi dice guarda che hai fatto la tua put di copertura, ti è costato 0,21, che corrisponde a 211 euro, ho fatto 1000 così c'era più comodo. Il controvalore a mercato è 1789 euro, perché 1000 per 1,79 è quello. Quindi in questo momento vi faccio vedere il grafico, vedete che non c'è più perdita infinita, c'è uno stop alla perdita. Adesso lo restringo in modo tale che si veda molto meglio. Fondamentalmente io ho speso 200 euro, questa copertura fa sì che io da 1,80 in giù non perda più, però ho speso 200 euro. Già così io perdo 200 euro in partenza, perché è la spesa che faccio, però perdo 200 euro ad agosto, non adesso. Se sale però il mio guadagno va. Quindi cosa vuol dire? Fondamentalmente io ho messo un limite alla mia perdita, ho inserito uno stop loss, ma non sul titolo azionario, che è molto diverso. Io non ho messo uno stop loss su un credito, non è che a 1500 euro, a 1,50 mi stoppo. No, io anche se va a 0,7 io rimango dentro, ho la copertura che mi copre. Quindi lo stop è sì monetario, ma è temporale, può fare quello che vuole da qua ad agosto, che io 200 euro di stop ho. Questo è matematico, vi dico queste cose perché sono certe, è una legge questa qua fondamentalmente. E quindi è molto diverso rispetto a avere uno stop di 200 euro, perché lo stop di 200 euro ci può scattare venerdì, in due giorni va lì, tanto scende a una velocità pazzesca, va lì, ci prende lo stop, chiuso. Poi quante volte vi è capitato che va a prendervi lo stop e poi torna su? Tantissime volte. Quindi l'opzione, e ripeto, io la uso sempre solo come copertura, può essere usata anche in questo modo. Ovviamente la spesa, noi siamo molto tirchi, siamo liguri tra virgolette, non me ne voglia chi è ligure, io passo anni e anni sempre in Liguria in vacanza. La cosa che piace a noi è finanziare questa copertura. Perché a noi piace finanziarla? Allora, vado a vedere la tabellina delle opzioni. Intanto ecco, io andrei a vedere su luglio se c'è qualche prezzo interessante, perché è sempre carino guardarlo. Direi di no, perché la base ATM vale praticamente poco o nulla. Anzi, invece noi facciamo proprio, potremmo fare anche quella. Noi potremmo, però non voglio complicarvi le cose, sennò poi già un argomento complesso, poi ve lo complico. Diciamo di andare direttamente su agosto. Allora, come faccio a scegliere la base su cui andare a vendere? La scelta è molto soggettiva. Dipende da quanto mi aspetto il titolo reagisca. Ovvio che se dopo un titolo ha perso il 40% è altamente probabile che possa perdere un altro 10%, ma è anche molto probabile che possa fare un rimbalzo, perché è molto venduto. Quindi evito di mettermi troppo vicino alla base, perché altrimenti cosa la faccio a fare?
per ricordatevi che nel momento in cui vendete la call voi ponete un limite al guadagno, oltre a quello non potete guadagnare. Quindi se io mi pongo a 1,80 è ovvio che il premio sia uguale alla copertura, non ha senso, non sto facendo un'operazione. Per effetto di una legge sulle opzioni che si chiama put call parity, le call e le put sulla stessa base ATM valgono uguali. Questa è proprio una legge delle opzioni, quindi non ha senso l'1,80. L'1,85 può aver senso, dipende. 0,05 mi consente di incassare circa 1,017, grosso modo, che è a metà strada. Poco, tanto, io personalmente, visto che il titolo è sceso molto, dico vabbè, proviamo a prendere un pochino di più, è un po' troppo vicino. Quindi la scelta è molto soggettiva e dipende da voi quanto volete incassare. La cosa importante è che è vero che noi paghiamo tanto le protezioni perché la volatilità è alta, ma incassiamo tanto anche dalla vendita dell'opzione, perché la volatilità è forte anche sulle call. Questo mi consente che cosa? Di dire, io quasi quasi mi vendo la call 1,95 che ha un premio intorno ai 0,13, ha una volatilità del 77 con un delta di 0,42. E qua arrivo. Io vendo. Allora, il delta delle ATM è sempre vicino a 0,5. In questo caso il delta è 0,45 per la precisione, che è qui, lo trovate qua, delta 0,45. Adesso io ho fatto, io l'eseguito penso che me l'abbia fatto a livello peggiorativo, però al limite poi modifichiamo i prezzi, mettiamo la metà tra bid e ask, altrimenti poi regaliamo soldi al market maker. Diciamo 0,1240, diciamo nel peggiore dei casi che voi avete incrociato col denaro, proprio sto facendo l'ipotesi peggiore, abbiamo comprato incrociando la lettera del market maker, abbiamo venduto incrociando proprio l'ipotesi peggiore, in realtà ci si mette in mezzo, quindi noi abbiamo speso 211 euro, ne abbiamo incassati 124 e abbiamo preso 1000 azioni. Ecco, attenzione, questo lo dico anche da casa, non è che adesso andate da domani fate solo queste strategie. Io vi sto spiegando un modo che è legato puramente a matematica che si può utilizzare anche sulle azioni. Detto ciò, andiamo a vedere il nostro payoff, come cambia. Il payoff è questo, ovvero, adesso lo restringiamo un attimo, io posso al massimo avere un... intanto va bene, non mi torna molto, ah no, giusto, posso avere un massimo di rischio di 76 euro e un massimo profitto di 74, quindi è la classica sommessa 50-50. Ha senso farla? Posso guadagnare uno e posso perdere uno, non ha molto senso farla, perché fondamentalmente è un come tirare la monetina. No. Esatto, non è statica. La differenza poi fondamentale è questa. Voi dovete guardare l'ETNOW, che è questa curvetta rossa che trovate all'interno. Adesso tolgo un attimo il delta perché altrimenti ci dà fastidio. Così non teniamo solo il payoff classico dello strumento. Allora, fondamentalmente, quello che è l'ETNOW vuol dire che se io avessi solo il titolo azionario in portafoglio, e mi scende, mi va ovviamente a generare una perdita. Se immediatamente va giù e mi va qua a 1,77 giù di lì, io già qua realizzo una perdita di 76 euro. Ma se lo fa quando io ho l'opzione in portafoglio, la mia perdita, voi dovete guardare qui, guardate, qui è il prezzo che voi, la perdita che voi avete immediatamente senza le coperture, qui è quella che avete reale con le coperture. Quindi se io vado qua, vedete, è 11 euro invece di 76, la trovate qua, io se mi sposto cambia, quindi non mi posso spostare, quindi è circa un settimo. Nel momento in cui il titolo sale, e qui c'è la parte svantaggiosa, e va qua su, dove io realizzo il massimo guadagno, posso guadagnare 74 euro, in realtà ne vado a guadagnare 7. Quindi io, simulando questa cosa sulla carta, dico, non ha senso farla, perché posso perdere uno, guadagnare uno, non la faccio, io voglio almeno un rapporto 1-3, quindi, e qui arrivo al discorso, non va bene l'1,95, non è un valore corretto, anche se mi torna poco, c'è qualcosa che non va, perché noi siamo 1,80, no, è giusto, ok, allora, quindi io questa qui la devo eliminare,
e la rimuovo. Quindi non va bene quella base. Devo andare a prendere una base diversa. Quindi 1,95 mi porta poco, e se vado a prendere la base 2, anche qua facciamo la stessa cosa, la mettiamo a meno, la andiamo a graficare, mettiamo anche qua il real time, il paper trading. Questo è tutto simulazione, io sto simulando quella che è una strategia. Dico, io qui ho un 108 contro 92, quindi io pian piano mi alzo, mi abbasso gli strike per vedere dove mi conviene fare la copertura. Se per esempio io decido, vedo che la copertura che vado a fare su 1,80 è quella che pesa molto, perché è troppo cara farla su 1,80, allora io posso decidere, non mi faccio più la copertura qua, me la faccio qua, più bassa, che mi costa un pochino meno, e allora il payoff poi mi va a cambiare della strategia. Quindi tutto ciò che io devo fare con il software è semplicemente simulare e vedere qual è quali sono le coperture migliori che io posso fare a mercato. Questo è fondamentalmente l'utilità di avere un software come questo, perché mi consente di aspetta, qui 800 erano 1000, cliccando troppo velocemente ho venduto 200 azioni senza accorgermi, scusatemi, le rimettiamo dentro così torniamo a 1000. Quindi in sostanza sul titolo Unicredit, se vado a fare una strategia come quella che utilizzo sui mercati future, per via dell'incremento molto alto delle coperture non riesco a farla, e quindi io questa strategia non la posso fare. Sì, non mi ha preso, no, non mi ha preso i 200. Facciamo così, remove, selezioniamo il sottostante. No, ma è perché io ho cliccato, io purtroppo ho un grosso difetto, clicco sempre troppo velocemente, perché a casa col mio PC più veloce ho il mouse molto sensibile e purtroppo ho la taratura su quello, e quindi spesso e volentieri vado a cliccare troppo veloce invece di farlo diversamente. Adesso io vi faccio vedere invece, quindi le azioni, abbiamo detto che le coperture sono troppo alte, però a questo punto mi pongo una domanda e dico, vabbè, ma se i primi sono alti e io voglio andare long sul titolo Unicredit, posso valutare di vendere la put? Io vi ho detto ieri che vendita di opzioni allo scoperto io personalmente lo sconsiglio ovviamente, però quello che si può fare è sfruttare l'alta volatilità che c'è sulle opzioni per andare a mercato utilizzando l'opzione stessa. Ovvero, ricordatevi che rispetto alle opzioni sugli indici, se io vado a fare opzioni sull'ISO alfa c'è l'esercizio anticipato. Significa che se va verso quella base io posso o ritirare i titoli o essere assegnato. Lei vuole andare long del titolo Unicredit? Può comprare le 1000 azioni, oppure c'è un'altra alternativa. Decide di andare long ma a un prezzo più basso. Se io vado a vendere questa put 1,60, che è 0,20 sotto il prezzo attuale, diciamo circa un 20%, lo facciamo. Vado a meno 1, ok, l'ordine è stato inserito dentro. Cosa succede? Io ho venduto, e qui vediamo, qui togliamo però Unicredit perché altrimenti, allora, la leviamo, come? Ho abilitato legge senza volerlo? Ah, può essere, sì, è vero, può essere, hai ragione, allora facciamo una cosa da zero. Allora, l'edging, giustamente, grazie, è una funzione che ha in automatico la BTrader, che mi calcola la quantità di titoli che devo utilizzare per andare in edge con l'opzione. Infatti non capivo perché me la cambiava, cliccando devo averlo fatto, quindi perdonate, rifacciamo tutto da zero, riprendendo il titolo, cambio titolo così non mi va l'edging, no, prendiamo sempre Unicredit. Allora, Unicredit, tac, riattiviamo le opzioni, ok, andiamo a prendere la scadenza di agosto, attiviamo il real time, ok, abbiamo detto che ci vendiamo qua l'opzione sull'1,60 che è circa 0,12-0,13. Facciamo lentamente il paper trading, così faccio le cose con calma, ok, questa è la graficazione
della strategia, incasso un premio che corrisponde a 120 euro, con una perdita molto più alta se lo strumento scende. Però la differenza rispetto a prima qual è? È che io ho venduto al 17% sotto una put. Significa che se un credito va a 1,6, non subito, entro la scadenza, se va sotto la base, io verrò assegnato di 1000 unicredito a 1,6. Quindi io comunque, se decido di andare long sul titolo, posso entrare long, però al 17% più basso. In più, prendo un premio. Il premio è questi 120 euro che consentono al mio long di avere un carico reale di 1,60 meno 0,12, 1,48. Quindi io in realtà vado ad entrare a meno 27, meno 28%. Può farlo benissimo in 3 giorni. Qual è lo svantaggio? Che se il titolo sale il mio massimo guadagno è 120 euro. Quindi c'è il lato della medaglia. Però pensate di fare una cosa del genere, invece di entrare con 5.000 unicredito, uno vende la put adesso a una distanza del 17%, se dovesse andare lì ne vende un'altra, un altro 17%, fondamentalmente vi trovate a comprare unicredito come se fosse una mediazione, 1000, ma realmente avete incassato circa uno 0,12 ogni volta, perché diciamo che lo fate ogni mese, di premio. Questo fa sì che il vostro carico reale sia molto più basso rispetto a una mediazione classica. In più, quando venite assegnati, avete il titolo long, potete fare quello che spesso fa vedere anche Giovanni, la covered call, ovvero voi potete vendere la call sopra, perché tanto siete long di sottostanti. Vendere la call sopra cosa significa? Incassare un premio. Significa abbassare il vostro carico, nella peggiore delle ipotesi vi ritirano i titoli, ma se vi ritirano i titoli avete incassato il premio e probabilmente se l'avete venduta sopra avete incassato un guadagno. Non vi dico che sia la strategia da fare su Unicredito, io personalmente su Unicredito sarei lontanissimo. È il titolo che in questo momento ha una volatilità molto forte, ma il titolo che è uno dei titoli che sta soffrendo, come starei fuori da Montepaschi. Sì? Sì? Allora, a scadenza l'assegnazione è automatica nel momento in cui è in base. A scadenza l'assegnazione viene fatta per eccezione, ovvero se ad esempio io ho un prezzo leggermente vicino alla base, ma non è quello, io posso richiedere un esercizio per eccezione, cioè voglio comunque ritirare i titoli, oppure io posso farlo prima, perché le opzioni sul nostro mercato sono di tipo americano. Allora, se va a 1,50, per capirci, non è detto che lei venga esercitato subito. Perché? Perché? Perché se io... Perché? Perché dice che non conviene? Esatto. Allora, tecnicamente sì, in pratica, come dice Giovanni, non lo fa. Perché? Perché per aver preso questo diritto, la parte opposta che ha comprato ha speso soldi, cioè gli 0,12 che oggi ci danno lui li ha spesi, quindi il suo break even non è a 1,50, è 1,48, e dice no, io a 1,48 sono pari, non lo faccio. Tecnicamente lei mi chiede se c'è un meccanismo automatico, no, se non a scadenza. A scadenza sì. Perché il 99% delle opzioni poi non vengono esercitate? Perché non conviene. Secondo, ho delle tempistiche molto diverse. Se noi abbiamo nella piattaforma la possibilità di esercitare un'opzione direttamente dal book. Quindi lei clicca esercizio e viene esercitato. Parte un ordine automatico che arriva al broker che dice la persona Pinco Pallino sta esercitando. A quel punto arriva WeBank il flusso, ma questo arriva la sera, e il giorno dopo cosa succede? Ci sono 10 persone che hanno venduto quella call, viene fatta un'estrazione, perché non è una cosa fissa che sia lei, se ci sono più persone viene fatta un'estrazione, quindi quella persona viene estratta, e a quella persona vengono ritirate le 1000 azioni, se ha i titoli in portafoglio dovrà consegnarli, se no dovrà andare a comprare il mercato e farle. Tecnicamente passa del tempo, quindi se io esercito oggi, questa, diciamo che io ho la put 2, quindi è andata in base, faccio l'esercizio alla banca
e quindi il giorno dopo mi danno i titoli. Passa del tempo. Cosa succede tra oggi e domani? Se Unicredito mi fa più 10? E io l'ho esercitato a 2 perché pensavo che a 1,79 potessi fare un guadagno di 0,20, domani me la trovo 2 euro. Sono fregato. Quindi cosa succede? Come dice Giovanni, non lo fanno, non gli conviene. Cos'è che mi conviene? Chiudere la posizione a mercato. A volte non lo riesco a fare perché il market maker, e sulle ISO alfa purtroppo questo problema c'è, a parte lo spread che è molto... Come, non so, l'aumento di capitale SAIP, il market maker è talmente largo che uno che ha comprato put magari comunque guadagna tanto e a volte esercita per chiudere la posizione. Quindi diventa un problema. Diciamo, non c'è un meccanismo automatico se non a scadenza. Se lei compra l'opzione al coltello della parte del manico, è lei che può esercitare. Quando invece le ha vendute, lei che subisce l'esercizio che non si sa quando può venire. Diciamo che quando vende un'opzione l'ideale è sempre meglio avere il sottostante per evitare sorprese di trovarselo poi a ricomprare a prezzi un po' vari. Però ecco, come diceva giustamente Giovanni, lo spread denaro e lettera che c'è soprattutto sotto grossi movimenti, il venerdì del Brexit, se andavate a vedere, con la banca Intesa che faceva meno 23%, meno 21%, provate solo a cercare un prezzo sulle opzioni. È impossibile non solo comprare, ma anche stopparsi. Non ci riuscite, perché c'è talmente tanto spread a denaro e lettera che le persone che erano in margin call quella mattina si sono trovati gli eseguiti fatti al meglio, e i market maker hanno stappato lo champagne. Perché con il denaro e lettera talmente largo viene incrociato sulla lettera, fondamentalmente una posizione corta mi viene chiusa a un prezzo altissimo. E lì poi una perdita di 100 diventa di 200, 300 perché ho questa particolarità, quindi è molto diversa. Sì. Allora, se non hai soldi ti vengono presi i titoli a mercato e subito venduti per la differenza. Sì. E l'opzione è comprata? Ti rimane, sì. Mentre se tu fai questo spread su un future a regolamento monetario, che è FIB, Stocks, DAX, questo problema non si pone, perché è solo esercitabile a scadenza, quindi la scadenza tecnica è solo quella, non è, è di tipo europeo, quindi non può essere fatto prima, e quindi non incorre in questo pericolo. Non ho proprio nessun problema da questo punto di vista. Mentre se lo faccio su un titolo di tipo americano, ho questa problematica. Posso essere esercitato da una parte e dall'altra, e passa del tempo, che è il problema forte di queste strategie. Perché poi se passa del tempo, se io titolo in portafoglio e vengo esercitato, glieli do e via. Però se io vengo avvisato dopo, non ho possibilità di intervenire. Perché su questo è un problema. Anche le opzioni sul Bund hanno queste particolarità, perché hanno un regolamento di tipo americano, possono essere, poi non nessuno arriva a esercitarle, però personalmente io ho visto nel 2011, quando il Bund era a 130, io ricordo un trader che aveva tantissime call vendute al venerdì della scadenza tecnica, perché il Bund scade l'ultimo venerdì del mese se ci sono almeno 2 giorni a fine mese, se no scade il venerdì prima. Lui venerdì, ricordo il Bund chiuse a 130 e 30, aveva la call 130 e 50 venduta, ha detto io sono tranquillo, è andata fuori base, non vengo esercitato, non mi pongo il problema. Il lunedì mattina si è trovato 12 Bund in portafoglio e, come sempre accade, gap di una figura, e perse 12.000 euro. Lui fece reclamo a un'altra banca, perché all'epoca noi non avevamo quelle opzioni, e cosa succede? Gli hanno fatto un esercizio per eccezione. Quindi la controparte ha detto io voglio esercitare la call, voglio avere i Bund a 130-50, perché secondo lui il lunedì avrebbe fatto quello. C'è stato l'esempio, io ad esempio avevo delle posizioni su Popolare Milano, proprio, aspetta, quando questo, e avevo venduto call e avevo del 0,44, aveva chiuso 43,50 mi sembra. Ti ha fatto l'esercizio per eccezione? No,
però io l'avrei fatto. Era il venerdì di giugno, sì, prima, sì, della Brexit. Prima della Brexit. Però i future facevano più 2 alle 8 del mattino, tu puoi ancora fare l'esercizio per eccezione. Assolutamente. E quindi attenzione, perché cioè, le opzioni, soprattutto quelle in Italia, che fanno fede i prezzi del giovedì sera, ma sino alle 8 e un quarto, 8 e mezza del mattino, tu puoi dare l'esercizio per eccezione, pochi broker te lo dicono prima delle 9. Io ho scritto al mio broker dicendo: voglio sapere, perché io ho 100.000 popolari a Milano long, e vorrei essere sicuro che se le vendo poi non mi trovo short, no? Perché a volte capita che ti arriva l'esercizio per eccezione alle 10 del mattino ed è spiacevole, no? Non è banale. E loro, per dirti, subito mi hanno detto no, sono abbandonate. Poi, dietro la mia insistenza, hanno telefonato, in questo caso al Bancaletti, che gli faceva, si vede da banca depositaria, non so, hanno, sì, avuto Bancaletti la conferma direttamente. La perché ad esempio, vi faccio un altro esempio, io adesso non so come funzioni con WeBank, però ad esempio con Bink mi hanno detto che è tutto accentrato in Olanda. Ma secondo voi, se uno dà l'esercizio per eccezione dall'Olanda, ti arriva la comunicazione in 15 minuti al telefono? Anche allora, visto che siamo in diretta, io non posso dire nulla, perché sennò poi mi chiama tedeschi e mi... Però effettivamente ha ragione. Sono cose che è umano pensarle, perché se il mercato ti apre in forte gap, è normale che ci siano molti esercizi per eccezione. E tantissimo. A quel punto, se tu banca, adesso senza fare nomi, Binco, ma è il problema di tutte le banche, se tu devi telefonare a 100 clienti, mi trovate una banca che è in grado di telefonare a 100 clienti, trovarli al telefono e dirgli che sono stati esercitati per eccezione entro le 8 e tre quarti? Assolutamente. È quasi sì. Impossibile. Quindi è sempre bene essere prevenuti, sapere cosa ti può succedere. Infatti lui, mi ha fatto piacere che abbia detto l'esercizio per eccezione, perché solitamente danno per scontato che non esercitano mai, sì, per eccezione. Io vi assicuro che il mese scorso... L'esercizio per eccezione, giustamente viene chiesto che cos'è. Allora, le opzioni possono essere esercitate, quelle di tipo americano, quando sono in base. Esercitare per eccezione significa avvalersi del diritto di voler comunque esercitare quelle opzioni anche se non è in base. Questo è il diritto dell'esercizio per eccezione. Ma allora, è follia fare un esercizio per eccezione di un titolo che quota 130 con una call venduta a 131, cioè non ha senso, sarei proprio un... No, non c'è in realtà una regola che mi dice, però ovviamente se io chiamo il broker che voglio esercitare per eccezione la call 129 sul boom che vale 132, che la put 129 che vale 132... Anzi, la call, scusate, mi dice, ma che cosa stai dicendo? Cioè, sarei proprio un fessacchiotto. È abbastanza raro, quindi succede quando c'è quell'1-2% sì, massimo. Beh, lì assolutamente è stato... Ricordatevi, quella mattina della Brexit, chi era davanti, e sicuramente eravate quasi tutti davanti, il FIB non fece apertura perché c'erano 4 titoli che quotavano e gli altri erano tutti sospesi. Fecero un teorico di apertura, perché il regolamento di Borsa Italiana prevede che se sono sospesi viene fatto il teorico, e il teorico e settlement del FIB di quella giornata fu -14,6. Credo che fosse stato il peggiore, neanche il minimo della giornata è arrivato a quel valore. Poi è stato fatto il teorico. Non avevo le opzioni settimanali. Quindi è stato una -14. -14,6. Praticamente col mercato che non arrivò a fare quel valore come minimo. Però, visto che viene regolato in base all'indice, hanno fatto il teorico di apertura e hanno fregato. Sull'S&P 500, visto che anche noi li abbiamo, il calcolo è molto complesso, perché ci sono 500 titoli, non viene, alle 15.30 c'è l'apertura, quello è il riferimento, 15.30 quando ci sono le scadenze trimestrali, altrimenti è alle 22 rotti. Cosa succede? Ci sono 500 titoli, i calcoli sono molto complicati, alcuni titoli magari fanno una fase di asta successiva. Morale della favola, il prezzo io lo so solamente la sera, verso le 7:30-8. Io ho visto tantissime volte, alle 15:30 un prezzo, e poi mi trovo alle 8 un altro prezzo. Ma anche 10 punti di differenza, che sono soldi, 10 punti sono $500. E infatti io quando faccio i corsi consiglio sempre, attenzione, quando avete posizioni, se con pochi centesimi vi chiudete, soprattutto su strumenti come questi, chiudetevi. Pazienza alle commissioni,
pazienza, non so se sei d'accordo. Beh, anche il DAX, cioè la chiusura delle 13, che in realtà è un indicatore di pressione, a volte succede, perché è capitato una volta che ha fatto 100 punti, 150 sapete punti perché? In pochi secondi, quel prezzo di settlement non si è visto mai, non so come hanno fatto. Sul DAX il prezzo di settlement non è quello delle ore 13, è delle 13.03. Perché alle 13.03 viene calcolato il settlement della scadenza. E quei tre minuti, come dice Giovanni, se c'è un movimento di 100 punti, tra virgolette, rimango abbastanza fregato. Ed è un indicatore di pressione, quindi non vuol dire che ci vuole per forza un prezzo segnato, quindi basta anche... Io poi se c'è Andrea Angiolini, venga pure sul palco, che tocca a lui. Se ci fossero 100 future in denaro con 5 in lettera, per loro... questa pressione che c'è in denaro fa alzare il prezzo di settlement anche di 40-50 punti. Andrea, anche per cortesia, puoi vedere se c'è Angiolini fuori? Grazie, così che doveva fare l'intervento lui magari. Queste, noi prendiamo abbiamo le promotrici troppo belle e da stamattina che sono tutti attratti da... Comunque una cosa reale che lui ha fatto, chi è che ha fatto? Forse Alessandro, a me è capitato un mio cliente con un altro broker internazionale, quando tu sei coperto dall'opzione sotto, per dire, secondo me in Italia, dimmi se sbaglio, è più difficile che capiti, cioè se tu hai una call comprata, non so, una call strike 2 su Unicredit, l'hai venduto a 2,20, se ti viene esercitata a 2,20, di solito o ti chiamano prima di chiuderti l'ufficio e quindi tu al limite eserciti la tua, no? Sì, è prassi. Invece è capitato con dei broker americani che uno non aveva i soldi per fare, gli hanno chiuso la posizione, non gli hanno detto niente, lui pensava di essere chiuso, di guadagnare $2,000 con lo spread che aveva fatto, fatto sta che poi il titolo è crollato e la sua call comprata, cioè un'operazione praticamente a rischio chiuso, gli hanno trasformata, che è stato un disastro. E non poteva controbattere. Sì, poi anche i regolamenti sono regolamenti. Sì, no? Sì, poi anche le contestazioni quando utilizzate i broker esteri avete certezza di perdere. Perché non... Però c'è rimasto male perché chiaramente tu fai uno spread, sai che il rischio massimo è la spesa e ti trovi che poi in realtà per questi meccanismi perversi, che spesso sono dovuti alla mancanza anche di comunicazione. Io sono più uno per broker italiani, lo so che sono più cari, no? Perché però è anche vero che non ti succede queste soldi ben spesi, non so, io ho avuto un'esperienza anch'io delle terie che per 100 euro di margin call mi ha fatto perdere 7.500 euro, sono partite le chiusure in automatico. Sì, ma delle cose folli, sì, cioè, sì. Tipo call 8.000, 8.500 sul DAX, col DAX che valeva 9.000 il giorno di chiusura mi hanno chiuso le 8.000, 8.500 che erano 500 punti sicuri, me ne sono rimasti 400, ma hanno fottuto 2.500 euro solo di quello, cioè che ti viene quasi da pensare che la controparte siano loro stessi, cioè, viene, però non si può dire, però eccolo. Sono cose che loro hanno un regolamento che gli permette quello, quindi e dopo anch'io non sono nessuno, quindi sono un numero per loro, cioè se mi capita la stessa cosa magari con loro, con un altro borghe italiano, c'è un rapporto telefoni, e non tanto che Angiolini si sistemano e andiamo avanti a fare la chiacchierata. Io preferisco, non so, sarà che in Italia bene o male conosco tutti, preferisco avere dei rapporti, sì. So che costa un po' di più, cioè su future opzioni costa un po' di più, attenzione, perché sull'azionario sì. Penso che come in Italia le commissioni non esistano. No, ci sono broker esteri che fanno pagare anche 0,50 centesimi. Ovviamente non sono i broker italiani non hanno possibilità di competere in nessun caso con i broker esteri. Poi ci sono altre particolarità, una di quelle che ha detto Giovanni è una di quelle. Altra particolarità è che spesso i broker esteri quasi tutti utilizzano delle leve notevoli. Quando c'è stato la svalutazione del franco svizzero sono saltati credo due o tre broker esteri solo perché utilizzavano una leva enorme sul mercato e poi gli effetti li pagate voi, perché ricordatevi che quando poi si fa il buco lo paga il cliente, non lo paga il broker. È una cosa che poi in quei giorni non fu tanto detta, perché nel momento in cui io broker ti consento di avere una leva a 30, a 20, a 40 su un future, ma poi tu perdi sul sottostante,
se succede un grosso problema, è quello che per esempio è successo anche col venerdì del Brexit, io poi lo stop mi salta, il margine che mi richiede la cassa è bello che è saltato, e quindi se poi vado negativo sul conto corrente è un problema. Quindi è importante anche, io sono contrario totalmente alla leva, anche nei corsi, seppur contro stesso la banca stessa, perché noi facciamo fare operare leva, io lo sconsiglio vivamente, ma per un motivo molto semplice: se voi lavorate su mini DAX, il margine intraday è 1.000 euro, ma 1.000 euro voi state muovendo comunque un sottostante che ha, adesso il DAX va al 9.000, circa 50.000 euro, basta il 2% e 1.000 euro sono andati. Quindi capite che è un attimo poi farsi prendere la mano. Io ho 20.000 euro, dunque 1.000 euro ne faccio 20. Eh no, tu hai 20.000 euro, non puoi neanche fare un mini DAX, in teoria, se vuoi seguire un effetto leva. Quindi io, come consiglio personale, la leva non la usate, quando utilizzate marginazione normale, anche sulle azioni, noi abbiamo leva 1.000, leva 2.000, tutto quello che volete, però poi le perdite sono sul sottostante. Quindi è importante questo, perché il DAX, poi quando sei pronto, tu sei pronto? Perché il DAX margina, quanto margina? 20 rotti mila euro, quanto margina un DAX pieno? Noi come vedete utilizziamo i margini della cassa, quindi cambiano giorno per giorno e quindi non sono mai gli stessi, sono sempre diversi. Se voi andate long con un DAX, la bellezza di 23.386 euro, sapete che se vado short il margine è diverso? Guardate, 21.727, perché? Perché l'Eurex in questo momento considera più rischioso andare long di short. In base alle formule di Prisma, che è il nuovo sistema di calcolo che è entrato in vigore da un pochino sull'Eurex, ci sono 200 worst case che calcolano il rischio. Fondamentalmente oggi è più pericoloso andare long di DAX che short, perché in questo momento è considerato più a rischio, e parliamo di 2.000 euro di differenza. Questo margine casualmente è tarato sul 10% circa di perdita del sottostante. Il sottostante è 9.000, 9.003 per 20. Sì, se lei va su www.eurexchange.com c'è il margin calculator, dove lei vedrà che i margini che chiediamo noi sono esattamente quelli che chiedono loro, alla virgola. Detto questo, lascio la parola a Angiolini, che siamo andati un po', abbiamo un po' sforato. Sì, ma farò io, recupererò io un po' Eccolo di qua. Vi farò Perfetto. Recuperare un po' di tempo. Perfetto. Temevo di dover fare all-in con Giovanni, stavo andando alla grande comunque. No, infatti. Buonasera a tutti.